Dimmi tutto, Giovanni. Dimmi allora, tutto. Tre commissari in sette anni a Pozzuoli. Sì, io non faccio tempo ad andare via che vi siete già sciolti. Qua è una diarrea politica, qui vi si sciolgono, si riprendono. Qui adesso c'è un'alternativa, io capisco che prima votavi adesso a sinistra era la stessa cosa. Adesso c'è un'alternativa che potrebbe essere un salto nel buio, giovani che non sanno, non hanno esperienza, un salto nel buio oppure se no un suicidio assistito, perché questa è una delle più belle città del mondo, mettetevelo in testa, se se la prendono i cittadini, potete vivere di arte, di cultura, di cibo, di acqua, di aria, l'olio, il vino, c'è tutto, c'è la mozzarella, c'è il gamma, il scurnacchia, avete delle cose meravigliose, quindi, ma stai, geotermia, avete qualsiasi cosa, l'energia, sole, io non lo so, non lo avete il 90% delle cose per cui vale la pena vivere e vi fate rovinare la vita da questo 10% di gentaglia morta, non ci sono famiglie potenti, ci sono persone in ginocchio che le vedono dei giganti, allora ci alziamo e diventiamo noi giganti, devono andare via, ma andranno via, questo movimento andrà al governo, te lo dico qui davanti a te, andrà al governo, noi siamo delle percentuali che hanno una paura, che non ci mettono neanche più nei sondaggi, hanno paura, loro stanno calando, c'è il 40% che non va a votare perché è indeciso, non sa chi dare il voto, se viene a sapere che esiste il movimento ci dà il voto, il 40% di persone, ne bastano 20, andiamo al governo col 30%, loro sono sotto il 22, credimi, andiamo al governo, andiamo, io no perché ho 64 anni, ho una punta di Alzheimer, mi dimentico, non ce la faccio più fisicamente, ho sei figli che mi dicono, ma Gio, che cosa stai facendo, cioè, ma voi, ti perdono in giro per l'Italia, quindi... Tu, ecco chi deve andare dentro, cittadini responsabili controllati dagli altri cittadini, quindi con uno stipendio normale, con due legislature e poi tornano a casa, servizio civile come la leva, come il militare, servizio di leva, 2, 5, 6 anni, poi si levano dai coglioni. Grazie a tutti e a sorete. Sono arrivato qua, sto girando con un camper, sto girando tutta l'Italia. Tutte le piazze sono così. I politici non si vedono, hanno paura. Rasentano i muri, vanno dentro i ristoranti con le scorte, la polizia, i carabinieri. No. Stai lì. Basso volume, do. I got we have a body. Sono andato, arrivo da non so più dove. Ero a San Giorgio a Cremano. Fantastici. C'era pieno di gente entusiasta per una lista meravigliosa. Io sono qua a presentarvi dei vostri concittadini. Purtroppo io vengo qua ogni anno perché il vostro cazzo di comune si scioglie ogni anno. I gotta say, vai! Dio mio, intanto loro vivono di soldi nostri. Avete visto quello che succede? Destra, sinistra, 1.700.000.000 spariti dei nostri soldi, li chiamano invece che rimborsi elettorali. Prima si chiamavano investimenti, si chiamavano finanziamenti ai partiti, finanziamento, hanno cambiato il finanziamento con rimborso, perché finanziamento è una parola che dici dove vanno a finire, ma rimborso vuol dire che hai già speso qualche cosina e io ti rimborso, 1.700.000.000 così, prendono la Lega, Bossi, il figlio che prende la paghetta dall'autista. Allora riflettete un attimo su questa questione della Lega. La Lega doveva scomparire, no? Così doveva già scomparire 10 anni fa perché non ha senso una cosa così. Ma scusa, riflettete un attimo su quello che è successo. Non c'è una denuncia da una procura, non c'è un avviso di garanzia, la magistratura non ha ravvisato nessun reato. Eppure sono stati disintegrati da chi? Dagli altri, si sparano a vicenda, erano l'unica opposizione a questo governecchio e li hanno fatti fuori, il prossimo sarà Di Pietro, il prossimo saremo noi, sarò io, forse sarò io, non lo so, dipende se facciamo paura o meno.
è 1,7 miliardi. Adesso escono che i rimborsi elettorali bisogna controllarli. Casini, questo azzurro Caltagirone, questo Anthony Perkins per le vecchie zoccole. Quindi, questo qui che dice ci vuole sincerità e trasparenza nei finanziamenti, bisogna mettere una commissione super partes. Pensano sempre alle commissioni super partes che controllano, magari ci mettono loro super partes. Ci vuole sincerità, dice Casini. Vi ricordate quando arrestarono Totò Cuffaro, che era sotto inchiesta? E lui andò in televisione e dice: se arrestano Totò Cuffaro nel mio partito, che io ci metterei la mano sul fuoco, io darò le dimissioni. Appena l'hanno arrestato, il giorno dopo andò in televisione a dire: ammiro il coraggio di quest'uomo che ha affrontato con grinta la giustizia. Oggi sono partiti che raccolgono le firme contro i rimborsi elettorali dei partiti, benissimo. Ma cosa significa raccogliere le firme? Un decreto legge contro i rimborsi elettorali. È semplicissimo, non vuoi rimborsi elettorali? Vai lì, fai un assegno e ridai indietro i soldi che hai preso nell'anno in corso, li dai indietro. Bravo, è questo. Bravo, Beppe. È questo. Io mi sono sempre messo in gioco, io per una battuta mi facevo ammazzare, come i comici, siamo i comici. E ho fatto una battuta in più sui socialisti, ma l'ho mandato via dalla televisione, vi ricordate? Bene, la verità è che io sono ancora qui e i socialisti sono andati a fanculo. Bene? E allora? Ma se faranno le elezioni noi andremo, voi andrete e prenderemo una percentuale del 25-30%, quindi andremo al governo, non in Parlamento. Ve lo metto per iscritto. Abbiamo delegato la nostra qualsiasi cosa a una banca, la banca centrale, che presta 500 miliardi, 120 alle banche italiane. E le banche italiane che cosa fanno con i miliardi? Se li tengono, risanano i loro bilanci falliti e non prestano soldi alle piccole e medie imprese. Prendono prestiti all'1% dalla banca centrale, comprano debito italiano, i BOT e i CGT al 6%, e cazzo, guadagnano il 5% più le commissioni e non danno una lira. Vai a chiedere un fido, vai a chiedere un mutuo, non te li danno, non ce l'hanno perché sono fallite, SPA fallite. Vai a vedere il bilancio delle società, il bilancio. Vergogna! Non è la vergogna, siamo oltre la vergogna. Dimmi qualcosa oltre la vergogna. Allora, facciamo le leggi sul lavoro. Io avevo scritto un libro, si chiamava Schiavi Moderni, la prefazione di un premio Nobel che si chiama Stiglitz. Avevamo già detto tutto, storia di giovani, di lavoro, di precariato. La legge Maroni, quest'uomo orrendo, questo con gli occhi, con gli occhiali rossi, sembra un rappresentante dell'Oreal. Denunciato, condannato a 6 mesi, il ministro degli interni, quello che manda la polizia contro i giovani, contro gli operai, contro le scuole, contro gli studenti, è stato condannato a 6 mesi perché ha morsicato un polpaccio di un poliziotto. Quest'uomo orrendo che ha preso la legge Biagi e l'ha trasformata nella legge Maroni per dare lavoro ai giovani, dare lavoro ai giovani. Cazzo, da quando c'è quella legge lì a oggi non c'è mai stata una disoccupazione giovanile così alta nel nostro paese. 1,5 milioni. Ma perché devo gridare? 1,5 milioni. Siamo la forza emigratrice, la seconda forza emigratrice d'Europa dopo i rumeni. 2 milioni. Noi siamo 1,5 milioni. Tutti i nostri laureati con i master. Cazzo, con della gente meravigliosa che va via, nauseata da questa roba qui. Se ne va. Io ho fatto un tour in Europa, sono andato a Londra, a Cambridge, la più grande prestigiosa università del mondo. Chi c'era a insegnare filologia inglese, in lingua inglese, all'Oxford, nella più prestigiosa università del mondo? C'era una ragazza di 28 anni, napoletana. Ho detto: how are you? Come un bucazzo, how are you? È fantastico. Abbiamo gente eccezionale. Siamo uno controllati, i farmacisti, i tassisti, i vecchi. Allora comincia a dire: gli emigrati vengono a prenderti il lavoro, bastardi, quelli là non fanno lo scontrino, pezzi di merda. Ecco, mandano la finanza nei bar a comprare lo scontrino, mandano, si fingono dei finanzieri, finti clienti a guardare lì. Perché? Qual è il messaggio? Il messaggio è che, dato che la gente non paga le tasse, siamo nella merda perché è colpa della gente.
Non è assolutamente vero. Guarda, se tutti pagassimo le tasse e dessimo il doppio a questa gente qui, ruberebbero il doppio, non succederebbe nulla. Allora io vi chiedo sulla Pescara, l'Aquila, sull'Aquila, la tormenta di neve sull'Aquila, la città più sfortunata del mondo anche con la tormenta di neve. Allora ho fatto una preghiera, ho detto, porca di una puttana, ma non puoi essere così antidemocratico. Le tormente falle diventare, falle mandare da qualche altra parte, Arcore, da qualche parte. Ma no. E allora, la fede non ce l'abbiamo più. Il cardinale Bagnasco, presidente della CEI, gira con 6 uomini di scorta. Un cardinale con la scorta, io dovrei girare con la scorta, non un cardinale. Allora l'ho fermato e ho detto, cardinale, ma lei dovrebbe essere votato al martirio, che cazzo fa con la scorta? E lui non mi rispondeva, ho detto, ma scusi, se Gesù invece dei 12 apostoli aveva 12 bodyguard, col cazzo che lo mettevano in croce, e allora non ci sarebbe stato il cristianesimo e lei sarebbe stato senza lavoro.